Ciao ragazze, oggi vi faccio vedere la collezione dei tappeti. Questo è un tappeto che ha tantissimi anni, che io adoro e che, come sapete tutti, è difficilissimo da pulire perché o ci sono le polverine o, se non è una macchina apposita, difficilmente lo riesce a fare. Noi con il vapore andremo a pulirlo perché con il vapore disinfettiamo, diamo vita ai colori, però c'è l'aspirazione e quindi fa sì che lo asciughi il tappeto, ok? Allora, come al solito, attacchiamo l'aspirazione e vediamo di vapore. Adesso vi faccio vedere aspirazione, qua non parlo perché sentite il rumore e quindi non sentireste la mia voce, quindi aspirazione, vapore, vi faccio vedere come pulisce. Pronti via! Adesso lo fa Mattia. Questo è il tappeto prima, poi vi farò vedere naturalmente il tappeto dopo. Finito! Quindi praticamente con il battitappeto puliamo il tappeto, con il vapore sanifichiamo, togliamo le macchie, lo sporco, quello che sia, e con l'aspirazione tiriamo su. Quindi cosa avremo? Un tappeto pulito, profumato, sanificato e asciutto. Perché nonostante noi abbiamo usato il vapore, grazie all'aspirazione è asciutto. Pronto per essere utilizzato. Ciao da Mia 7 e da Prollina. Ciao! Questa è una minima parte di quello che ho tratto su dal tappeto e aspiro tutti i giorni l'aspirapolvere. Pensate quello che c'è, specialmente per chi ha cani. Ma ragazzi, io condivido con voi la macchina, ma anche quello che è la quotidianità delle persone che come me lavorano e che devono tenere pulita una casa. Cioè, io vi giuro, il tappeto lo aspiro con il battitappeto tutti i giorni, ho il folletto io, no? E quindi lo aspiro. Quello che sono riuscita a tirare su con questa macchina, in più pulendo e disinfettando, ragazzi, è strabiliante. Io sono felicissima, anche perché il tappeto adesso lo possiamo sanificare quando e come vogliamo, senza nessuna rottura di scatole e senza dover portare un tappeto come il mio, che è 3 metri per 2, magari tutte le volte in lavanderia fa per farvelo lavare, oltre il costo, insomma, no? Tutto quel che ne consegue. Quindi, che dire, io di questa mia sono super soddisfatta, sono emozionata, sono felice e ve la consiglio veramente con il cuore. Voi sapete che io, come da buona toscana, perché con il cuore nella lingua, questa per me è una macchina eccezionale, ok? Ciao a tutte da In Cucina con Prollina, check! Saluto speciale lo voglio mandare a Jimmy e a Tito.